Salve a tutti gente, bentornati qui a un nuovo episodio di Alice Madness Returns. Dunque, nella scorsa parte siamo praticamente stati come mi aspettavo, traditi dal carpentiere e adesso dovremo semplicemente aiutare dei marinai a trovare la pace in questo modo da poter uscire da questo posto del cavolo. Quindi, bando alle ciance e cominciamo a fare questo. Quello, o meglio, quello che mi è stato chiesto. 3, vai. Ah, bene. Oh, mi ha dato della rosa in più. Meno male, meno male. Ok, andiamo. Cosa devo fare qui? Niente, siamo nel triangolo delle Bermuda. Dove crescono le viole mammole c'è dell'altro da vedere. Ah, ok. Che succede? Che succede? Oh, mannaggia me. Dai, sì, lo so che mi vuoi attaccare, forza. Attaccami, attaccami su. Vai, vai, forza. Perché? Perché? Ah sì, perché così posso... Stupido imbecille. Si è fatto fregare. Sì, si è fatto fregare di nuovo, quindi potrei tranquillamente fare così in realtà. Ah, non mi ti sei fatto fregare stavolta, eh? Oh, ce l'ho fatta. Cos'è quel coso? Aspetta, torna qui. Devo salvarti, più o meno. Sì, esatto. Dove... Perché scappano? Perché chi deve essere salvato deve essere scappato? Ho visto uno squalo bruttissimo. Io non li odio, gli squali. Oddio mio santissimo, cosa devo fare? Ti devo seguire nel buio? Sì, ti devo seguire nel buio. Ok, ecco perché ti devo seguire nel buio. No, non cadere, Alice. Ah, ok, perfetto, grazie. Oddio, mi è venuto un colpo quando ho visto quel coso. No, Alice! Cos'era quel coso che... Ah, ok, va bene, era su... Era il... Ma perché? Perché non riesco a centrare quel coso? Ragazzi, siamo... Ho una scoordinazione allucinante. Non so per se sia dovuta a qualcosa di particolare, però sinceramente mi sto rompendo un po' i coglioni. Io non voglio cadere. Ma perché? Non fa la doppia piroletta, l'imbecille! Ma perché? Ok, io non salto più. Io ci provo, vediamo se cosa succede. Oh, ok, sono io che ho sbagliato. Grazie per avermi liberato. Non ci speravo. Oh, e allora perché cacchio sei scappato da me? C'è una bella domanda in tutto questo, Se ci speravi, perché... Vabbè. Così, così, brava ragazza. Sì. Stai calmo, Stai calmo. Così, così, brava ragazza. Queste cose sono... puoi tenertele per te, grazie. Va bene. Prossima battaglia. Chissà se posso aumentare... La duchessa ricompensa qual... Sì, ok, i grugni, sì, le solite cose dei grugni. Hai visto il mio bel coniglio? Non ci posso credere, c'è pure quello. Devo occuparmi anche di quello? Thank you.
volta. Miserabili stronzi di merda. Allora, no, qualcos'altro. Dammi una rosa. Ma li ho uccisi tutti? Davvero? Così? Al primo colpo? Perché sono tante storie? Sono una preghiera esaudita. Sono d'accordo con te, Alice. Secondo me sono degli imbecilli, però vabbè. A ognuno il suo, giusto, Alice? Ognuno il suo. Non che tu sia un imbecille, sia ben chiaro, eh? Tu, cavallino, guidami. Vai. Tra le tombe marine. Oh merda. Non mi venire a dire che adesso io. Merda, merda, merda. Aiuto, aiuto, non lasciarmi indietro. Vai. Qualsiasi cosa sia. Aia. Coso? Muovi il culo? Ok, grazie. Aiuto! Dove sto andando? Aiuto! 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 Ok. Grazie per avermi riunito alla nave. Non so come abbia fatto, ma ce l'ho fatta. Mi va benissimo, non so come l'abbia fatto davvero, ma ce l'ho fatta. Fai in fretta, Alice! Smettila, che ti sto facendo un favore. Non rompetemi le palle ogni volta che finisco qualcosa, per cortesia. Neanche una fottuta rosa. Andiamo benissimo. Olà! Via! Verso il prossimo marinaio. Oh yeah! Speriamo in bene. Ok, vai, su. Su, avanti, fatti fuori. Dov'è lo stronzo? Vai, 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 su! Oh, ce l'ho fatta! Ah, ui, adoro i miei peli, sì, i miei peli. Gli angeli fanno tanta fatica. Ti sembra un angelo? È un cacchio di ettoplasma, ok? Non è un angelo, è un ettoplasma di merda. Cavallino, mostrami la strada, che da qui giù è tutta discesa, spero. Ah, senza morire, si spera. No, coglio! E non è che magari parte un po' prima, eh? No, eh? Vai. Forza, su. No, porcami quella miseriaccia, si sei santa regna! È una questione di un saltino in più, cara. Un saltino in più. Vai con un saltino in più. Vai, un saltino in più. Un saltino in più. E un saltino in più, yeah! No, no! Mannaggia la santa! Coso, vieni qua, vieni qua!
Sì, ok, non mollarmi troppo qua, eh. Io vorrei riuscire a recuperare un po' di vita, grazie santissima miseriaccia. Dove devo andare? Dove... Dove... Dovrei stare? Ah, devo andare di là, ok, perfetto. Ok. Ok, basta, non ho più tempo. Madonna santa, che casino! Oh madonna mia. Forza. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta, su. Oh! Non fare la scema! Aiuto! Devo andare per forza di qua, aiuto! Aiuto! Non si vede una mazza da queste parti! Fanculo! troppo veloce, maledizione, troppo veloce, maledizione! Vai! Di lì immagino, no? Ti prego, hola! Oh, ti ringrazio! Così si fa, ragazza. Si torna alla nave. Oh yeah! Perfetto! E così abbiamo finito. Grazie, Alice. Sii buona con te stessa come lo sei stata con noi. Issare l'ancora e virare, uomini! La vasta e gloriosa terraferma ci attende! Esatto. In realtà si chiama Paradiso, ma non fa niente, giusto? Che bello che il cancello sembra un teschio. È una cosa molto bella. Ok, finalmente potremmo levarci dalle palle il cappellaio. Sì, il cappellaio, il capettiere, che adesso è il cappellaio. Non so per quale motivo sia diventato il cappellaio per me. Ma posso anche armicare? Posso anche armicare? Sì, posso. La lama volpare? No. Il cavalluccio? No, sono tutte due. Aumentiamo il macina pepe. Vai. Che figata. Che succede? Perché il cavalluccio? Perché il cavalluccio? Ok, bug grafici a tutto andare. Aspetta un secondo, non vorrei che adesso... No, ok, è giusto. È diventato più potente. Che figata. Sono rossi adesso i proiettili. Perfetto, quindi siamo tutti un po' più potenti. Dai, mi fa molto piacere. C'è qualcosa da queste parti? No. Sì, c'è qualcosa da queste parti. Me ne stavo perdendo, ragazzi, e non è una bella cosa. Stai calmo. Oddio, mi è venuto un colpo della miseria. Guardate come cacchio si muove sto coso. Oh. Chiunque distrugga un'anima, distrugge il mondo. È una frase piena di saggezza, Alice. Sì, è vero. E sono convinta che abbia il suo significato. E la sua verità. Ma non lo scoprirò oggi se è vero o meno. Chi distrugge un'anima, distrugge un mondo. Non ha tutti i torti, considerato quello, soprattutto quello di Alice. Ma non è neanche il caso di chiudersi nel proprio mondo come non so che cosa. Non ti pare, Alice? Bisogna un po' uscire, su, via. Ula. È molto bello, tutto sommato. Anche se fa cagare, c'è stata molta gente da queste parti che credo ti abbia cercato di manipolare. Credo. Adesso sono sconvinta che ci sarà lo scivolo. Oh, ah, senza neanche preamboli. No, ho perso... Aiuto! No, aiuto. Ok, piano, per cortesia. Oh, ok, grazie. Sei partita in quarta e io non ho saputo neanche bloccarti, quindi andiamo piano. Questa volta lo scivolo sono delle bellissime scaglie di pesce. Mi domando come mai... Non ci ho pensato io. Scaglie dorate.
Ok. Uiilala. Che succede, mo? Oh no, tu no. Chris, cos'è? No, è più grande di prima. Rovina Colos. Oh, santo miseriaccia. Ok, ok, ciao, cara. Ciao. 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 Cosa vuoi fare? Ok, ce la possiamo fare. Cosa succede? Che succede? Cosa succede? Cosa stai facendo? Ah, l'ho uccisa? Davvero? L'ho uccisa? Ce l'ho fatta così tranquillamente? Cazzarola, era gigante... Un pesce morto? Oh! Diciamo che questa è più o meno quella che farà il carpentiere. La cena di Natale del carpentiere. Dov'è? Ogni figura racconta una storia. A volte il finale non ci piace, a volte non lo capiamo. Sì, sì, sì. È un calamaio crocifisso? È un calamaio crocifisso? Oddio, è invisibile! Ma perché? Oh mamma mia, è un calamaio crocifisso. Ma è ancora vivo, tra l'altro. Oh mamma mia. Ma è ancora vivo? Sì, è ancora vivo. Che schifo. Oh santo Dio. Va bene mangiarseli, però mica fare con robe così. Cioè, insomma, carpentiere? Mi stai invitando a una cena romantica con champagne, caviale e roba varia molto buona? E tu non verrai mangiato? No, evidentemente non verrà mangiato lui. Signore, lo spettacolo deve cominciare. Benvenuti allo spettacolo! Fai proprio questa accente, va? Oddio, ma è tipo una... Oddio, quelle vene, che cosa orrenda! Spettacolo bizzarro. Alice, ti siedi vicino al carpentiere dopo credo che... Credo sia più che sufficiente, basta preliminari. Ecco l'esibizione che stavate aspettando. Dimostra la mia mancanza di pregiudizio e il mio squisito senso dell'umorismo. Spada e corona non contano nulla qui. Tutti sono invitati a danzare. Operai e avvocati, tuniche e toghe. Tutti dovranno volteggiare. La vita è piena di morti accidentali, di vergogne e dolore. Oh santo Dio, poverine. Pochi trovano sollievo incidentalmente, qualcuno bisogna colpare. Fuoco, peste, una strana malattia, annegati, uccisi o comunque sia. Una caduta dalle scale, nessuno ci aveva pensato, a chi può interessare? Oh mamma mia. Spesso molto devo volare, il sudore sulla schiena sento scivolare. Dopo il ballo mi devo riposare e si può cominciare a mangiare. Oh mamma mia. È ora di mangiare. La morte ci rende tutti uguali. Tutti hanno il diritto di essere divorati. Oh mamma mia. In riga, bestioline, non si spinge. È pronto in tavola. Diciamo così. È assurdo. Mentre il paese delle meraviglie viene distrutto. Non sono il tuo nemico, Alice. Ho cercato di celare a quel mostro il paese delle meraviglie. La riconciliazione ha un prezzo. A ciascuno il proprio ruolo. A quel cosa mostro chi? Pedina o regina? Idiota o comico? Comunque sia, considera la possibilità di essere stata ingannata, Alice. Da chi? Chieditelo. Oh no! Chi ha messo in moto quel dannato treno? Da dove viene? È arrivato insieme a te. Ed è più orribile di quanto tu possa immaginare. La morte di un sogno! Il brucalifo potrebbe seguirmi. Il brucalifo sa sempre tutto.
Quindi qualcuno ci ha ingannato. Chi sarà mai? Abbiamo un bel po' di liste, eh? La Befana. Oh, qui siamo di nuovo nella realtà. Ci siamo svegliate. Cosa? Il sangue che ho in bocca sa di bile. Balia, dov'è la bestia che mi ha colpito? Quel cretino è andato, ma non è morto purtroppo. Peccato. Che cosa voleva? Ciò che vogliono tutti. Soldi che non meritava. Cosa credevi di fare mischiandoti in quella rogna? Potevi farti uccidere. Balia, la mia mente è a pezzi. Ho ancora visioni terribili e devo sapere. Dell'incendio. Come sempre. Devi andare oltre, Alice, come me. Beh, almeno non sta più vaneggiando. Il mio passato istinto, li ho uccisi, avrei dovuto salvarli, sarei dovuta morire. Era totalmente fuori di testa. Ebbene, Radcliffe pensava di convincerla con dei volti familiari. Dopo un anno ha perso interesse per la sua eredità, la mano di merda. Però continua sempre a fare domande strane. Una buona dose di follia, direi, ma l'onestà non è mai la via migliore in questa vita. Quando non era in coma ti fissava con le bocche aperte, gli occhi sbarrati, sbavava, a volte strillava. Ma non ha mai pronunciato un suono sensato. E da bambina qual era non ha mai rivelato i suoi segreti. Ok. Cominciamo a scoprire un po' di cose interessanti qua. Ladri e spioni. Comuni come scarafaggi. E quei poveri bastardi sono cibo per pervertiti. Come le innocenti formiche divorate dalle vespe. O la debole preda di un ragno. Oddio. Ho capito la similitudine. Oh, sei stata nella mia stanza, Radledge. Cosa stavi? Te lo ricordi? Radcliffe mi ha pagato per un po'. A volte una donna sola fa cose di cui non è particolarmente fiera. Tipo come diventare un... tipo una prostituta. Ha detto che eri in disgrazia. Non mi ubriaco come lei. Non faccio male a nessuno. Battere non è così male. A parte per i protettori. Ha detto anche che potresti avere il mio coniglio. Balia, ti prego, parlami. Di quel dannato incendio. Non serve mai a niente. Senti, Alice, non posso darti ciò che non ho. Radcliffe ha redatto l'istruttoria. Ti porterò da lui. Tra l'altro, hai il tuo dannato coniglio. Dovresti ricordarlo. Davvero? D'accordo, ma il signor Radcliffe è inutile. Pensi non lo sappia. Lo dicevo che la baglia era quella più simpatica, alla fin dei conti. Ah, eccola qua. Baglia che batte. Va bene, gente. Dunque, finiamola qui. Se vi è piaciuta questa parte, lasciate un mi piace, un commento e ci vediamo nel prossimo episodio di Alice Madness Return, in cui andremo a cercare ancora il nostro coniglio, a quanto pare. Da continua e esasperata ricerca al coniglio. Molto bene. Ciao a tutti e... Yo!